Qualcuno l'ha premuto dopo, l'ho sentito. Ah, lo devo premere io ancora? Premuto L'hai premuto o no? cosa? Dai. Dai, sto scherzando. Il burlone di Frax. Ok, allora, aspetta che parto. Bella ragazzi e ragazze, sono Anima e bentornati a questo mio nuovo video. Questo video particolare. Ovviamente come ospiti speciali ho portato Gods Velox e Velox Fraxers. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, hola todo. Qua ci abbiamo anche un'indole spagnola. Insomma, vabbè, siamo qua per commentare questa tripla cam che vi avevo promesso dopo che avete visto il record italiano e il record mondiale sul mio canale. Insomma, una tripla cam con due record. La prima cam è di 35 secondi, la seconda di 24, che è il record italiano attuale, e la terza di 17 secondi, battuto l'americano obeso Birdman, che diceva che era impossibile battere i 19 secondi, ma ci siamo comunque riusciti, ci siamo riportati il record a casa. Volevo aggiungere che la vorrei dare anche un 100 più, dovrebbero essere 107 kill. Minchia, non lo sapevo questo. Minchia. No, 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 allora no, 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 non lo faccio il commentary. Cosa ne pensi di 107 kg in una partita? Minchia. Tu invece scrive Leo. Cosa ne penso? Sì. Che Birman può andare a fanculo e che gli italiani vincono ancora una volta sulla Senti, Francia e sull'America. tu ovviamente sei un grande recordista mondiale italiano, Francese. insomma, ricevere i complimenti da te ci sta. Oddio. Sì, che alla fine, Sono quasi insomma, se ci emozionato. pensate, alla fine, quando siete online, no? Tutti quanti noi, quando incontriamo francesi, diciamo mangia formaggio, oppure quando becchi l'americano e dici ah, viva l'Iraq, tipo tutta roba del genere, no? Sono cose, e quindi sono soddisfazioni anche portare poi in Italia e avere, che ne so, un animale che ti fa così i Esattamente, record. poi I fatto da record un mondiali animale, italiani, un appunto. 100 più, tripla cam, ma che cazzo volete, oh? Tra Ma l'altro, che tutte le volete? cam sono state fatte con un caricatore, cioè ogni cam con un caricatore. Quindi, insomma. Quindi cioè fai pure le sfide agli inside code. Esatto, lì. Adesso mi metteranno dislike, insomma. Il primo sarò io a mettertelo, quindi. Sarà qualcuno a caso, sarà il mouse che cliccherà da solo. Io e i miei 100 account. Allora, io svelato il nuovo zio haters, attenzione. 2014 torna lo zio haters. Più cattivo che mai. Zio Velox, insomma, comunque volevo anche dirvi, prima che arrivino i soliti commenti scomodi, che qua poi vi farò anche una parentesi, vi chiederò il vostro parere, prima che arrivino i commenti scomodi dicendo ci riuscirebbe anche un cane zoppo cieco Anche uno a sparare, spagnolo. ecco, insomma, ecco, chiunque ci riuscirebbe a sparare a un muro dove nascono, insomma, dove c'è lo spawn davanti del nemico. Il fatto non è quella la difficoltà, perché è una cazzata, ci vuole un niente, è tanto il fatto di organizzarsi lo spawn e mettere esattamente tutte le persone in determinati punti, da così da bloccare tutti gli spawn nemici e lasciarne uno solo libero. Infatti i nemici poi vedrete che nasceranno come un formicaio. Insomma, anche voi Come un potete. formicaio. Sì, Sì, perché però. i formicai nascono. Spawnano. No, che escono dal buco, insomma, e tutte le formiche insieme. Ecco, questo era. Voi cosa ne pensate, insomma, di questa cosa qua? Anche vostro cane cieco storpio ci riuscirebbe, no? Mettendovi così dietro a un Boh, sì, è gioco di squadra alla fine, sì. Sì, alla Ma fine è tutto. il merito va alla squadra. Ma io una Esatto, volta cioè. veramente sono entrato su una partita del genere e stavo andando solo di coltellini e l'ho fatta in 10 secondi solo con coltellini da lancio, però non stavo registrando. Ah, pesante qua, Sì, no, Invece, perché è visto che l'ha difficile, capito? fatto mio cugino una cosa del genere, però non aveva l'HDPVR anche lui, quindi Ah, ok. non Cioè, posso lui era in cantina. testimoniarlo. Sì, Purtroppo eh. anch'io avevo fatto 15 secondi la cam invece che 17, ma è passato il gatto davanti alla TV e poi sono morto e si è Vabbè, spenta l'Xbox. ma tu non rompere i coglioni, tu già ti tieni un record mondiale, ora facci due stronzate a noi. Vabbè, volevo aggiungere un'altra cosa che, insomma, adesso la partita la vedrete tutta intera, saranno circa 10 minuti di gameplay. Nel primo turno, se vedrete, stavamo tranquillamente cazzeggiando, perché bisogna solo cercare di prendere la valigetta blu, quella del, sì, esattamente, dei Men in Black, anche se è blu, è sempre comunque quella uguale. Cercare di prendere la cam negli approvvigionamenti, cioè bisogna essere fortunati, se no dovete continuare a cercare la valigetta, cercare di prendere la cam e tirarla all'inizio del secondo turno, perché se non distruggete la mappa su Strike Zone, non potete, diciamo, sbloccare quello spawn. In senso, distruggendo la mappa si cambiano gli spawn. Quindi bisogna per forza distruggere. Almeno che non siete de delle bestie, tirate la cam per i cazzi vostri nel primo turno, dovete cercarla nella valigetta.
Insomma, il record ritorna qui in Italia. Possiamo solo farci fare le pompe a tre mani e due buche. Tutti con la mano sul petto, mano destra sul petto, parte sinistra, parte l'inno nazionale sotto, lacrima agli occhi. Mettiamo adesso di sottofondo l'inno italiano, insomma. Ma quello era degli sposi. Infatti, che cazzo. Va bene lo stesso, dai. E niente, io diciamo che più o meno quello che c'era da dire della partita l'ho detto, non c'è nient'altro da, diciamo, da spiegare. Quindi io lascio ovviamente la parola a Frax, che voleva dirvi qualcosa. Io volevo dirvi che stamattina si è schiantato un SUV sulla pontina qui a Roma. E perché, dato che non sapevo di cosa parlare, Sasha è andata a vedere su Google News e ha trovato questa notizia. Quindi se tu eri il figlio di quello che si è schiantato col SUV, sappi che mi dispiace tantissimo, e anche per il SUV. Purtroppo stiamo registrando questo video il 3 gennaio, ma uscirà il 14, quindi magari è morto 2 settimane fa, mi dispiace. Esatto, quindi condoglianze. Insomma, vabbè, e tra l'altro si è schiantato contro una banca, quindi immagino le persone fortunate all'interno. La gente che esce fuori con i soldi, dice, invece di curare quello nel film. Insomma, anche ovviamente dobbiamo lasciare anche la parola a Leo Velox, ovviamente si chiama Leonardo Nioi, così potete stalkerarlo. Facebook. Io parlerei di quanto siamo organizzati per il commentary, quanti argomenti abbiamo preparato, tipo quello che ha appena detto Frax, un po' di queste cose qua. Insomma, com'è il tempo in Sardegna? Sto bene. Ma sì, adesso sta un po' pioviginando così. Pioviginando. Tra l'altro sono curioso del fatto che qualcuno su Facebook sta scrivendo in quanti giocate a calcio oggi è una bellissima giornata. La vede solo lui la bellissima giornata, perché anche da me è una giornata di merda. Quindi insomma possiamo solo che compiacerci con questo video. Sembra di essere a Radio 105, io che parlo agli invitati. I due stronzi che dicono cazzate e il presentatore che parla da solo. Esattamente, cioè... Che disgrazia, cioè l'ho fatto io record mondiale, quindi cioè nel senso che dai, facciamo come a Radio 105, tu sei lo speaker, io sono Enzi e coso e Leonardo e quell'altro, come sì, si chiama? Jake La Furia facciamo il... Perché devo farlo io il grasso, me lo spiegate? Cioè, fatelo voi, voglio dire, non è che... È vero però. Vabbè, però quello lì il grasso però se lo mangia l'Enzi. Vabbè, però quello Enzi è grasso. Chi? Enzi. Comunque, salta l'anima, salta anche il Frax. Cosa vuol dire? Ora, vado per dire qualcosa. E, insomma, vabbè, io vorrei fare la prima domanda a Fra. Perché più sali di iscritti e più ti cresce la pancia? Ma guarda, diciamo che è direttamente proporzionale. Cioè, è come se quello che mangiassero gli iscritti lo assimilassi io. Tipo Majin Buu. Esatto. Quindi, sotto magari le vacanze di Natale, tutti i Pandori a manetta e io ho preso 10 kg. Cioè, scusami, Dredd invece? Che non ingrassa? Silenzio. Silenzio stampa. No, qual era la domanda? No? Ma no, era a me, era diretta a me la domanda. Sì. Ah, non lo so, Dredd non c'è qui, a meno che non sbuca adesso. Ah, Dredd dici? Sì. Dredd invece purtroppo ha una disfunzione alla tiroide e al metabolismo. Che cazzo. Anche tu, Leo, hai sì, sì, ho una disfunzione. Anche tu. Ho l'apparato genitale. Esatto. Ma non ingrassi, insomma. Esatto. Quindi, al contrario. È una malattia comunque ricorrente che ha Frax, e nel senso dobbiamo solo che stargli vicino. No, è perché solo a me mi interessa dei iscritti. Esatto. Comunque, diciamo che questo video, tra l'altro, dicendo due cazzate su è finito, quindi possiamo ritenerci fortunati di essere arrivati a fine commentary sparando due minchiate. Esatto. Commentary molto ricco, almeno a 5000 like, ma solo perché c'è Frax, perché sennò Leo non vale, nel senso, esatto. Lui è appena nato su YouTube, ha solo 100 iscritti, quindi passate al suo canale che ne ha bisogno. E niente, qui da Anima, Velox Gods and Fraxers è tutto. Ciao a tutti. Volete fare un saluto a vostra mamma che potrebbe sentirvi? Sì, ciao mamma. Ciao. Sì, io volevo salutare tutta quanta la community italiana e ringraziare i veri gamer per raccogliere la merda. I raccoglitori di merda, li salutiamo. Ciao. Ciao, ciao veri. Qui da è tutto. Bella. Ciao a tutti. Bella.